Abbiamo il consigliere d'opposizione del comune di Agropoli, Massimo La Porta. Ben trovato, Massimo. Ciao Raffaella, ciao Gianni, ben trovati a voi, un saluto ai telespettatori. Buongiorno Massimo. Allora, da dove cominciamo? Dal 12 di giugno, da quando Massimo La Porta ha ottenuto, insomma, il risultato elettorale con queste ultime amministrative. Ci teniamo, insomma, a capire quello che è stato il lavoro svolto all'opposizione, perché purtroppo la compagine, insomma, politica di Massimo La Porta, composta da quattro liste civiche, insomma, non è riuscita a portare l'attuale sindaco al ballottaggio, ma comunque ha portato a casa tre consiglieri di minoranza. E da lì, devo dire la verità, Massimo La Porta ha cominciato a fare un'opposizione insieme anche agli altri consiglieri, Raffaele Pesce e la dottoressa Elvira Serra, molto molto incisiva, partendo da un accesso agli atti per capire principalmente quella che è la struttura del comune di Agropoli con i dipendenti e tutti coloro che lavorano al comune, nell'ente comunale. Allora, Massimo La Porta, hai ottenuto delle risposte, partiamo da qui, oppure vogliamo fare anche un bilancio di quelle che sono state appunto le nozioni, le notizie che si sono, insomma, divulgate subito dopo le elezioni. Insomma, fai un bilancio di questa esperienza. Prima di parlare di politica, Gianni, mi devo complimentare con voi per la nuova rete in collegamento con tutta la regione Campania. Complimenti di vero cuore. La politica oggi ad Agropoli vive un momento particolare. A seguito della tornata elettorale vi è stata questa anomalia che si è riscontrata dai verbali dell'ufficio centrale, che ha portato Raffaele Pesce a fare un ricorso al TAR, e oggi vive questa attesa che il 26 di ottobre ci sarà l'udienza per discutere il ricorso formulato da Raffaele Pesce, ma da parte di tutti noi, minoranza, Elvira Serra, Massimo La Porta, Gerardo Santosusso e Bruno Bufano, sono a pieno sostegno per l'iniziativa che Raffaele sta portando avanti. Niente, per quanto riguarda il risultato elettorale, è un risultato che non siamo contenti, siamo usciti sconfitti da una tornata che le aspettative erano diverse, Gianni. Il risultato è un risultato che va analizzato attentamente. Ancora ad oggi ci sono delle riflessioni che si fanno per come sono andate, diciamo, una serie di scelte che poi il cittadino ha fatto e ha premiato la coalizione di Mutare i Passi. Noi siamo riusciti come coalizione La Porta a prendere tre consiglieri comunali, la mia persona, il consigliere Bruno Bufano nella lista Agropoli Oltre e il consigliere Gerardo Santosusso nella lista civica La Porta Sindaco. È un risultato importante. L'opposizione di questa città è composta da cinque consiglieri di minoranza. Insieme a Raffaele Pesce ed Elvira Serra stiamo portando avanti una serie di iniziative. Come rappresentavi precedentemente, le iniziative del nostro gruppo, quello di Destinazione Agropoli, è fondata innanzitutto nel capire la macchina amministrativa. Infatti abbiamo fatto un accesso per avere informazione del personale dipendente dell'ente comune di Agropoli e di tutti i soggetti quali concessionari, società Agropoli Cilento Servizi, CST Sistemi Sud e altro che orbitano e sono a supporto dell'amministrazione comunale di Agropoli. Questa è stata la prima iniziativa, ma ce ne sono state altre che stiamo portando avanti ed è un'iniziativa quotidiana giusto per capire come l'amministrazione Mutare i Passi vuole portare avanti il suo programma e noi con molta attenzione seguiremo
tutti i procedimenti che metteranno in campo per dare il nostro contributo alla città di Agropoli. Che cosa è venuto fuori da questo primo accesso agli atti? Siamo capaci, insomma, di capire come è strutturata, appunto, il personale stesso del comune, quanti sono i dipendenti, quante sono le società partecipate e quant'altro? Sì, i dipendenti siamo a un minimo storico. La macchina organizzativa, come già a me era chiaro, che va ristrutturata oggi da una pianta organica di 93 dipendenti, sono in occupazione nell'ente comunale 57 persone, ma tra pochi giorni ci saranno ancora dei pensionamenti. È un problema importante. Questo dimostra che nel passato le politiche sul riorganizzare la macchina sono state non valutate con attenzione. Chi vi parla ha cercato sempre di dare un segnale forte, perché è ben noto a tutti che la mia persona era all'interno delle amministrazioni passate e il problema era un problema evidente. Si è fatta una scelta in passato, quello di arricchire la nostra società in-house, l'Agropoli Cilento Servizi, di limitate competenze. Oggi credo che l'ente comune ne sta pagando le conseguenze. Poi ci sono a supporto altre società con molta confusione. Nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, avremo modo di discuterne anche in consiglio comunale e rappresentare alla maggioranza le criticità che stiamo riscontrando. Massimo, da quando si è insediata l'amministrazione Mutalipassi, l'opposizione, quindi nella tua persona, ha cominciato, insomma, a presentare all'ente comunale una serie di interrogazioni, di mozioni, di richieste, perché, insomma, abbiamo visto che sono partiti velocemente con delibere, insomma, eccetera, eccetera. Quindi vogliamo anche mettere in risalto questo lato dell'opposizione che subito si è interessata per approfondire, insomma, determinati argomenti che sono stati poi presentati alla nostra città sui social da parte dell'amministrazione Mutalipassi. Sì, per quanto riguarda il nostro operato attuale e quello degli accessi agli atti, noi interroghiamo il sindaco e l'assessore delegato, ma in particolar modo il responsabile del servizio dell'area competente. Per quanto riguarda le interrogazioni, in questi giorni passati Raffaele Pesce ha già formulato un'interrogazione con richiesta da discutere nel prossimo consiglio comunale. Anche noi, la mia persona sta per formulare diverse mozioni che verranno discusse nel prossimo consiglio comunale e porteremo avanti una discussione collaborativa, propositiva, proprio per avere un confronto nell'assise comunale e sollecitare anche gli amici consiglieri comunali di maggioranza per avere, ecco, quel confronto e quella dialettica che serve alla città, in particolar modo in questo momento storico. Ecco, parliamo della caduta Massi sulla strada del Belvedere, insomma, sulla via Fontana dei Monaci, se non erro. Com'è la situazione? Ricordiamo che Mutalipassi aveva fatto un'ordinanza, anche c'era stato probabilmente un errore perché fatta a due defunti, probabilmente, insomma, gli uffici non avevano poi approfondito più di tanto e intanto i massi sono ancora lì, avevano già annunciato diciamo così, la rimozione di questo problema serio e quindi aggiornaci un attimo, tu anche lì hai fatto l'accesso agli atti per capire le modalità di attuazione di tale processo, ma oggi ancora li vediamo, ecco, presenti su quella strada. Anche lì una grande confusione, una confusione che parte da un'ordinanza fatta ai defunti, che poi è stata corretta da un'ulteriore ordinanza rettifica per notificare agli attuali eredi. Il problema non consiste nel fare l'ordinanza, il problema, come io in campagna elettorale ho cercato di far capire, è un problema che doveva risolvere l'amministrazione comunale di Salerno. Purtroppo ancora ad oggi non ha fatto nulla se non comunicare
un appalto che sarà prossimo inizio dei lavori di circa 128 mila euro per risistemare parzialmente, ritengo, quell'area, un'area che va fatto un progetto come è già presente in comune, perché la mia persona quando era assessore nel 2014-15 ha formulato un progetto che va completato con una serie di indagini sul posto, delle indagini che sono di un costo importante. Pertanto io già in altre occasioni ho cercato di dare un buon consiglio all'attuale amministrazione. Ricordo loro che già con l'amministrazione di Marco, con il presidente Alfonso Antria, la città di Agropoli aveva fatto un accordo di programma proprio sulla strada provinciale 184. Quell'accordo prevedeva che i due enti in sinergia portavano avanti la risoluzione di quel problema, un problema che è presente da anni ma non si riesce a risolvere se non con interventi parziali. Oggi io ritengo che il problema principale ed irrisorio rispetto a quello che è l'entità del movimento franoso che è presente, sono quei cubi di cemento che continuo a ripetere, danno soltanto un problema al transito veicolare e nonché dei cittadini che si portano in quella bellissima parte della città e ci ritroviamo questi cubi di cemento che non fanno nient'altro che ostacolare il deflusso ordinario degli automezzi. Ricordo a tutti che quella parte di strada collega il porto di Agropoli e il transito degli autocarri che portano al varo l'imbarcazione transitano sull'unico tratto possibile, che è quello che stiamo vedendo anche dalle immagini. Una condizione veramente disastrosa, un problema che si può risolvere in poche ore nel rimuovere quei cubi che non servono a proteggere niente. Io mi sto sgolando a farlo capire al sindaco di questa città, ma il sindaco farà soltanto l'annuncio che a settembre-ottobre ci saranno i lavori. Intanto ci sarà il rischio ancora di superare la coda di luglio, agosto e settembre con la speranza che non accada nessun incidente. A proposito di quella strada, ricordiamo anche la precarietà e l'incuria, insomma, l'abbandono della totale assenza, insomma, dell'istituzione provinciale per la messa in sicurezza e ripristino, insomma, delle ringhiere, dei marciapiedi sconnessi, insomma, un disastro, direi, consigliere, quella strada, quindi non solo la problematica dei massi che insiste da diversi anni, ma anche la totale incuria e abbandono di quel tratto viario quotidianamente denunciato dai cittadini. Ecco, lo vediamo dalle immagini. E Sì, allora questo ricordo. è il bigliettino da visita perché abbiamo un panorama mozzafiato da ammirare, tantissimi cittadini, tantissimi turisti fanno trekking, insomma, passeggiano per quella strada e non è in sicurezza, questo lo dobbiamo dire. Questa cosa assurda, sì, noi abbiamo la nostra società dei servizi che più volte io al direttore generale, dottor Cavozzo, l'ho cercato di sollevare quale risoluzione parziale del problema, ma almeno di rendere decorosa quell'area, sia in una manutenzione ordinaria. Ecco, vediamo delle transenne che non sono sicure, che possono creare sicuramente un rischio per tante, tante persone che tutti i giorni transitano a piedi, che visitano questo luogo ingannevole della città, e noi dobbiamo vedere questo scenario che con poche migliaia di euro si risolve. E si risolve anche in danno dell'amministrazione provinciale di Salerno, perché noi con l'autovelox dobbiamo ristorare una quota parte delle somme incassate alla provincia di Salerno. Si poteva tranquillamente eseguire i lavori in danno e detrarre le somme dovute all'amministrazione provinciale di Salerno dalle somme spese per fare questa almeno ordinaria manutenzione. Questa è una strada che, come diceva lei, porta ad un altro luogo incantevole del nostro territorio, il porto turistico. Abbiamo assistito, insomma, la scorsa settimana all'intervento che si è svolto sulla spiaggetta storica della Marina. Ecco, volevo sapere da lei che cosa ne pensa di questo intervento che è stato effettuato e poi di quello che è
adesso, di come si presenta adesso quella spiaggia, che io non chiamerei più spiaggia a questo punto. Sì, il decreto salvamare ci ha almeno salvato parzialmente dalla vergogna che in questi mesi abbiamo subito nel vedere una delle spiagge più belle della città ridotta in quel modo. Oggi abbiamo una visione parzialmente diversa perché a seguito della rimozione che ha dato un risultato importante e credo che è una strada da seguire anche nel futuro, credo che però la spiaggetta della Marina va pulita dignitosamente e qui poi entra sempre una gestione di manutenzione che lascia molto a desiderare perché una spiaggia, una volta che si è rimossa la posidonia, non la si può lasciare nello stato in cui versa. Vi è una struttura che lavora e cerca di creare, diciamo, le condizioni di balneazione per i propri clienti, però è una situazione drammatica e vedo proprio una distrazione da parte dell'amministrazione, dell'assessore di riferimento che non riesce a dare la giusta energia alla risoluzione del problema. Allora, io volevo adesso invece affrontare la problematica dell'Unione Comuni Alto Cilento, Massimo. Avevi chiesto, insomma, anche in merito a questo, quello che è il trasferimento economico del Comune di Agropoli nei confronti di questo ente, diciamo così, extracomunale, possiamo definirlo così? Diciamo che l'Unione dei Comuni, il Comune di Agropoli ne fa parte dal 2008. È un qualcosa che nasce con l'idea totalmente diversa da quella che è la funzione che oggi l'Unione dei Comuni svolge, in particolar modo per la città di Agropoli. Io ritengo che l'Unione dei Comuni serva assolutissimamente per i piccoli comuni, per città come Agropoli noi ne possiamo fare tranquillamente a meno. È un'idea totalmente diversa la mia rispetto a quella dell'attuale amministrazione comunale, ma io ritengo che la città di Agropoli può fare in forme associate tante attività insieme ad altri comuni, ma sviluppare un'unione con piccoli comuni, il risultato, ce ne sono le prove, non ha dato un risultato ottimo perché quando si nota che vi sono dei trasferimenti importanti per sostenere una struttura che, diciamoci la verità, la sostiene il Comune di Agropoli, diventa un doppione. E a questo punto la domanda mi viene spontanea: che cosa serve prendere il personale del nostro ente e metterlo a supporto dell'Unione, pagargli ulteriori ore per il lavoro che svolgono presso l'ente Unione dei Comuni Alto Cilento. Credo che sia un qualche cosa di anomalo nel momento che la struttura non funziona come la legge lo prevede. La legge è chiara, i servizi vanno svolti associati e oggi basta guardare i servizi che svolge l'Unione, a parte la CUC, che è la centrale unica committenza che gestisce gli appalti delle forniture, dei lavori e dei servizi, non fa nient'altro in forma associata, perché noi oggi ci ritroviamo a aver dato la funzione della raccolta differenziata, che è un'ulteriore richiesta che ho fatto al sindaco della città di Agropoli, che ancora non ho avuto risposta. Chi è l'ufficio e chi è il funzionario di riferimento della città di Agropoli che deve controllare le attività che sono state date all'Unione dei Comuni, ancora oggi non ho avuto risposta. Credo che ne passerà ancora molto tempo perché vi è uno stato di confusione. Perché gli stessi funzionari del Comune di Agropoli oggi svolgono ruoli apicali all'interno della struttura Unione dei Comuni e purtroppo qui ritorniamo che vi è il controllato e il controllore che è la stessa persona. A quanto ammonta la somma di trasferimento del comune di Agropoli nei confronti dell'Unione dei Comuni? La somma per spese correnti ammonta a 250.000 euro. Questa è una somma che
va rendicontata. Io ancora oggi non sono riuscito ad avere una rendicontazione da parte dell'Unione dei Comuni che ha fatto al Comune di Agropoli per rendicontare l'anno precedente quali sono state le spese che sono state fatte e rendicontate per avere poi un ulteriore trasferimento. Però con estrema semplicità il funzionario nella persona del dottor Minardi, segretario generale, che ha anche la funzione per gestire i rapporti con l'Unione, va a liquidare il 30 di maggio e il 15 di giugno. Basta ricordare che eravamo in piena campagna elettorale, pochi giorni poi dal risultato, l'intera somma trasferita in una tranche prima di 150.000 e poi di 100.000 vengono bonificate sui conti correnti dell'Unione dei Comuni. Una somma di 150.000 che ancora oggi io non riesco ad avere la rendicontazione del perché e come verranno utilizzate. Non so se Raffaella vuoi fare una domanda, altrimenti continuo io. No, vai Gianni, vai, vai. Allora, volevo una tua opinione in merito all'approvazione del bilancio da parte del commissario. Non c'era nessuna fretta nell'approvare il bilancio, invece sembra che il commissario prefettizio che ha preceduto naturalmente il sindaco attuale Mutalipassi ha attivato appunto tutte le operazioni affinché si potesse appunto approvare il bilancio. Cosa ne pensi di questa iniziativa che magari dovrebbe poco competere, no, a un commissario? Sì, diciamo che la norma era il 31 di maggio, poi vi è stata anche una proroga, però proprio perché eravamo prossimi e noi conosciamo bene che i bilanci di previsione li abbiamo approvati su vari solleciti da parte della prefettura, anche con un ritardo di 5, 6, 7 mesi. Sicuramente c'è stata la volontà anche dei funzionari, perché noi dobbiamo far capire alla città che il commissario prefettizio, quando arriva a gestire l'ente comunale, si interfaccia con la gestione e la giunta, il consiglio, in buona sostanza, diventano i funzionari del comune di Agropoli. Sicuramente i funzionari hanno preferito spingere e approvare insieme al commissario un bilancio che credo che era la parte politica che doveva fare questa operazione. Però ce lo ritroviamo approvato e nelle prossime sedute di Consiglio Comunale, sicuramente con delle variazioni, perché sembra che siamo già a delle prime variazioni che arriveranno in Consiglio Comunale. Spero che il sindaco della città di Agropoli ci faccia un'analisi complessiva del bilancio di previsioni che è stato approvato dal commissario prefettizio e dalla gestione comunale. Pertanto, nella prossima seduta, se ci sarà, come credo che ci sarà, una variazione di bilancio, mi aspetto una relazione dettagliata da parte del sindaco che detiene anche la delega come assessore al bilancio del bilancio di previsione della città di Agropoli. Bene, allora noi ringraziamo il consigliere di minoranza del Comune di Agropoli, Massimo Laporta, per essere stato con noi e per averci insomma fornito ecco, diverse informazioni e attendiamo il prossimo Consiglio Comunale a questo punto, anche per capire i tanti punti che dovranno essere discussi proprio nell'assise pubblica. A voi ancora complimenti e buon lavoro. Grazie a Massimo Laporta, buona giornata.